benvenuti in questa nuova lezione. Noi oggi andremo a imparare una nuova canzone, ovvero Fai rumore di Diodato, appunto la canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Gli accordi della canzone sono il Fa maggiore, il La maggiore, il Re minore, il Do maggiore e poi due accordi nuovi, il Si bemolle maggiore e il Si bemolle minore. Andiamo subito a vedere questi due nuovi accordi. Il Si bemolle maggiore consiste nel mettere l'indice su tutte le corde al primo tasto. Poi posizioniamo il medio sulla quarta corda al terzo tasto. Poi suoniamo con l'anulare la terza corda al terzo tasto. Infine mettiamo il mignolo sulla seconda corda al terzo tasto. Ora vediamo il Si bemolle minore. Il Si bemolle minore non è molto diverso dal Si minore, anzi è uguale, solamente che al posto di mettere da partire dal secondo tasto, partiamo dal primo e consiste nel mettere l'indice al primo tasto su tutte le corde. Poi mettiamo il medio al secondo tasto sulla seconda corda. Poi posizioniamo l'anulare sulla quarta corda al terzo tasto. E infine il mignolo sulla terza corda al terzo tasto. Quindi in questa canzone abbiamo in tutto tre accordi con i barré, perché oltre ad avere il Si bemolle maggiore e Si bemolle minore, abbiamo anche il Fa maggiore, che ricordiamo appunto consiste nel mettere l'indice sempre al primo tasto premendo tutte le corde, il medio sulla terza corda al secondo tasto, l'anulare sulla quinta corda al terzo tasto e il mignolo sulla quarta corda al terzo tasto. Andiamo a vedere un po' ora il ritmo della canzone. La canzone si divide in due ritmi, ovvero abbiamo un ritmo per il ritornello e un altro per la strofa. Iniziamo con quello della strofa, che è davvero molto semplice, perché appunto consiste nel dare quattro pennellate ad ogni accordo, sempre dall'alto verso il basso. Questo va fatto per tutta la strofa, mentre quando arriviamo al ritornello dobbiamo dare 7 pennellate per ogni accordo. Logicamente queste 7 pennellate verranno fatte in modo veloce. Allora andiamo a vedere, prendiamo in considerazione ad esempio l'accordo di La maggiore. Diamo una prima pennellata dall'alto verso il basso, per poi farne una seconda sempre dall'alto verso il basso. Quindi. E ora diamo quattro pennellate in modo alterno. Cioè alterniamo, iniziamo a dare una pennellata dal basso verso l'alto e poi un'altra dall'alto verso il basso e l'alterniamo. Quindi. E poi diamo l'ultima pennellata dall'alto verso il basso. Quindi sarà.
proviamo a suonare con ogni accordo. Per rendere meglio l'idea, andiamo a suonare un po' di canzoni insieme. Questa lezione oggi si è conclusa, ci vediamo il prossimo giovedì, sempre alle ore 17, per una nuova canzone insieme.